C'è stato l'incontro ad Arcore con Berlusconi, è filtrata una notizia secondo cui nel 2018 il candidato Presidente del Consiglio per il centrodestra sarebbe Luca Zaia, il quale oggi ha, in qualche modo ha smentito, no? Ma innanzitutto non penso che si andrà a votare nel 2018 perché Renzi non arriva fino al 2018, vista la situazione che c'è in Italia. Poi Luca Zaia è appena stato riconfermato alla stragrande dai Veneti per governare ancora meglio di quanto abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, quindi siamo persone che quando si prendono un impegno lo portano fino in fondo. Salvini ha anche parlato del rischio attentati nel nostro paese alla luce di quanto accaduto ieri. Quindi noi abbiamo 4.000 uomini a garantire la pace in giro per il mondo, ecco, almeno una parte di questi uomini mi piacerebbe che fossero a garantire la pace anche a casa nostra. E poi che si identificasse il vero nemico, che è il terrorismo islamico, quindi la si smettesse di schierare le truppe NATO ai confini con la Russia, perché il nemico in questo momento non è Putin, il nemico sono i tagliagole che oggi hanno sparso sangue e tagliato teste in Francia, in Tunisia, in Somalia e in Kuwait.